Sillico è un borgo di origine medievale posto sul versante appenninico della Garfagnana, a 700 metri sul livello del mare. Sillico è un esempio delle rapide trasformazioni che le tradizionali società agricole e pastorali hanno subito negli ultimi decenni. L'antica cultura della transumanza che per millenni ha plasmato questo territorio è scomparsa in pochissimo tempo. A Sillico si sta cercando di recuperare e reintrodurre l'antica razza di pecora garfagnina che si era ormai estinta. Ho sempre avuto le pecore, io ero al lavoro, poi sono andato in pensione, ho continuato il lavoro di mio padre e avevamo le massesie. Poi a un certo punto con la comunità montana abbiamo deciso di riprendere la vecchia razza delle pecore garfagnine che era proprio delle nostre zone. Quando arrivava maggio si partiva e si portavano le pecore, noi si chiama l'Alpe, si andava all'Alpe e si stava da maggio fino a settembre. Pertanto anche in quei pochi prati che venivano dedicati alle pecore, nel frattempo che si faceva la transumanza veniva tagliato il fieno per fare un taglio di fieno per poterle poi governare nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, quando non potevano andare fuori. In Garfagnana sono molte le conoscenze popolari rimaste e per questo le tradizioni alimentari e le comunità del cibo hanno assunto una notevole importanza per molte associazioni di tutela gastronomica. Qui si stanno recuperando i semi, le razze animali, le ricette, la preparazione di salumi, dei formaggi, dei pani e di tutto quello che è l'antico sapere contadino, uno dei beni più preziosi che abbiamo ancora in Italia.